Museo Barca Lariana è oggi considerata la più importante raccolta di barche da diporto al mondo. È un museo che tutela circa 550 imbarcazioni, di cui 200 esposte e 350 giù di lì nei magazzini. Si sviluppa per sale tematiche, abbiamo una sala completamente dedicata ai motoscafi preziosi di riva, una sala dedicata ai remi, soprattutto alle barche da contrabbando, sala motoscafi con tutta la storia del Ranabau dagli anni 30 fino agli anni 50-60, una sala vele con dei bellissimi rater da regata inglesi di fino a 800, una sala che non poteva mancare dedicata ai bolidi del lago di Como, quindi gli abati, i molinari, e ultima è stata inaugurata l'anno scorso la sala gondole veneziane, ovvero sono gondole veneziane costruite però sul lago di Como da squararoli veneziani. Quest'anno un'altra novità, apriremo un piccolo museo all'interno del Museo Barca Lariana che abbiamo chiamato Museo del Motore Fuoribordo, dove saranno esibiti circa 200 esemplari, dai primissimi motori fino ai motori degli anni 80. Siamo ospiti oggi alla collaterale di Mercante in Fiera, dove abbiamo portato tre motori, ma soprattutto abbiamo portato questa barca che è molto importante, perché è la barca che usò Silvio Pellico quando, frequentando l'Ezzeno, c'era un covo, un'osteria, la famosa osteria Bazzoni, dove si univano i carbonari. Contestualmente Silvio Pellico lavorava a Villa Balbianello, dove si occupava dei figli del conte Porlo Lambertelli, quindi tutti i giorni o più o meno più volte alla settimana era solito attraversare il lago da Lezzano fino a Villa Balbianello e usava proprio questa barca. È una lancia elegante, costruita sul lago di Como, è lunga 7,10 m, larga più o meno 1,20 m ed è stata recuperata dal nostro fondatore Gian Alberto Zanoletti. Come solitamente lui faceva, con operazioni molto anche complicate, perché spesso le barche erano affondate, sepolte giù nelle darsene scure, mezze affondate, però il suo amore faceva sempre miracoli. Come in questo caso la barca è stata salvata, è stata messa in condizione di sicurezza e da quest'anno sarà esibita, contestualmente alle altre gondole, nella sala gondole del Museo Barca Lariana.